Severino nasce a Gorla Maggiore il 27 gennaio 1911. Nel 1926 esordisce nelle competizioni ciclistiche e nel 1929 arriva la sua prima vittoria, la Coppa Sangeo. Nel 1931 partecipa come indipendente al suo primo Giro d'Italia, classificandosi undicesimo. Partecipa poi alla Coppa Bernocchi, alle Tre Valli Varesine, al Giro di Campania, alla Coppa Binda e a tante altre competizioni. Nel 1938, alle Tre Valli Varesine, arriva secondo alle spalle di Bartali e davanti a Fiorenzo Magni. Il 1939 è per Severino l'anno più importante, infatti corona il suo sogno sposando la sua Ida e l'anno successivo arriva la medaglia più importante, Claudia, la sua primogenita. Gli anni successivi sono sempre in bici nelle più importanti gare ciclistiche. Finita la guerra, settembre 1945, ecco il campionato italiano professionisti. Partenza da Milano, arrivo ad Angera. Starter il sindaco di Milano, l'angerese Antonio Greppi. Si pedala in fila indiana verso Legnano e Severino rincorre il fuggitivo Bertocchi, che raggiunge per primo Sesto Calende. Passato il ponte di Barche verso Borgomanero, un disastro. La strada è piena di buche, ma Severino non si dà per vinto e vuole vincere il traguardo volante di Gattico, che ha in palio due tubolari offerti dal patron Tagliabue. Canavesi vuole avere il premio e anche la gara e ce la mette tutta. A Gravellona Toce il suo vantaggio è di oltre 3 minuti sugli inseguitori e di 5 su tutto il gruppo. A Stresa il gruppo è a 10 minuti di ritardo, ma sul ponte di Sesto avviene un piccolo incidente. Salta la catena, ma Severino resiste mantenendo oltre 2 minuti di vantaggio. Al primo passaggio ad Angera un'ovazione del pubblico, però il vantaggio si sta riducendo a 1,45. A Besozzo Severino è provato dai suoi 100 km di fuga solitaria e gli inseguitori Coppi Bartali si stanno avvicinando minacciosamente. Il tam-tam della notizia raggiunge ogni angolo delle strade. La folla va in delirio nell'attesa della vittoria di uno dei due. Nei pressi del Brinzio, il duetto Bartali-Coppi è a solo 300 metri, ma mancano ancora 40 km al traguardo di Angera. Sulla strada che scende verso Varese e Gavirate, Severino è sempre più convinto delle sue capacità. Pigia sui pedali, stacca De Stefanis, non lo ferma più nessuno. E dopo 237 km percorsi in 6 ore, 33 minuti a 36 di media, pedalati quasi tutti in solitaria, taglia il traguardo di Angera fra due ali di folle in delirio. Dopo 1:30 arriva Glauco Casadei. Coppi termina quinto e Bartali al settimo posto. Oltre la maglia tricolore, Severino conquista la Coppa Mario Greppi. Il coro della stampa è unanime nell'elogio. La radio, sempre pronta a dare notizie in diretta, questa volta è in ritardo, e di molto. E sarà il nipote di Severino, Mario, a raggiungere Gorla in bicicletta per dare la notizia della vittoria. Quel 16 settembre ad Angera, i 1.000 gorlesi venuti in bicicletta lo accolgono da vincitore, lo strappano dalla bici e lo portano in trionfo. Racconterà poi Severino: non mi lasciarono nemmeno il tempo di scendere dalla bicicletta. Mi prelevarono e mi portarono sulle spalle. Ero il loro trastullo, lo capite, vero? Ero un varesino tra i varesini. La gente era la stessa che la sera prima era venuta alle mani per Coppi e Bartali. Gli anni passano e nel 1947, dopo il suo ultimo Giro d'Italia, Severino attacca la bici al chiodo, ma si interesserà sempre di ciclismo. A Castellanza aprirà una bottega per riparazioni e vendita di biciclette.